so, non ha importanza di come l'ho vista io, l'ha vista l'arbitro che ha ritenuto che il fallo fosse da espulsione e da lì la partita è nettamente cambiata, ma io non entrerei proprio nel merito del fallo singolo, ma quello che posso dire è che c'è stata un'incongruenza, penso, sulla decisione, perché i primi 10 minuti penso che Lecce abbia fatto 10 falli, di cui 7 su Locatelli. Già dopo 10 minuti aveva le gambe tumefatte e non è uscito un cartellino giallo. Però questa è una mia personalissima opinione. Mi dispiace perché anche il presidente ha manifestato, insomma, un certo... così, non è contento. Classici due pesi, due misure, rimane di buono la gran partenza del Mantova e l'avvio assatanato del secondo tempo. Sì, oggi avevamo di fronte la prima della classe, penso che il Mantova e i ragazzi abbiano disputato un'ottima partita. E ho la sensazione così che se fossimo rimasti in parità numerica l'avremmo portata anche in porto. Siamo partiti forte, primo tempo, trovando il vantaggio, una volta subito il gol a loro è subentrato un pizzico di paura e abbiamo rischiato, siamo andati in difficoltà. Ci siamo parlati alla fine del primo tempo in spogliatoio e penso che la reazione sia stata furiosa. Bisogna fare un colpo in trasferta, non tanto per rimediare alla partita, al risultato di oggi, perché ripeto, di fronte avevamo la prima della classe, ma per rimediare a degli errori che abbiamo commesso in passato e soprattutto in trasferta. Sono arrabbiato perché penso fosse evitabilissimo. Siamo qui a parlare ancora di un gol preso su una palla inattiva dove c'è stata la perdita dell'avversario diretto, poi io il gol non l'ho rivisto, probabilmente ci poteva essere un maggiore aiuto da parte di AS, però io penso che alla base di qualsiasi gol a volte ci può essere estremamente bravura da parte dell'avversario, ci sia anche ci siano degli errori da parte nostra. Dispiace perché nel corso della gara abbiamo dovuto fare 3 cambi forzati, 2 per infortuni e 1 dettato dall'episodio dell'espulsione. Ci contavamo di tenere botta e di reggere per gli ultimi 16 più il recupero. Ci siamo rialzati tante volte che... Che continueremo a farlo. Guai se pensassimo che qualcuno ci ha rubato qualcosa oggi, guai a pensare che andiamo a Grosseto già perdenti, questo per me è piangersi addosso, saremo perdenti prima di iniziare qualsiasi partita. C'è tanta gente forse che non sa che Nico aveva un problema muscolare, tanta gente che non sa che Pellicori è uscito per un altro problema muscolare.